seconda giornata di uno dei gironi di ferro che si sono creati qui al torneo estivo, al derby. Inferno e Paradiso, oggi rimaneggiatissima, affronta un'altrettanto rimaneggiata Krajovac e viene fuori un risultato un po' strano per l'idea che ci siamo fatti dei risultati che dovrà fare Inferno e Paradiso. Una vittoria, tre punti importanti, però solo 2-1. Mattia Modica, infortunatosi settimana scorsa nei primi minuti, ci racconta com'è andata la partita. Ma hai detto, appena parlato con i ragazzi, hai detto che abbiamo fatto una partita orribile, perché sinceramente vincere solo 2-1 è una partita in teoria facile, non va bene per la nostra squadra, anche se eravamo rimaneggiati, sono un sacco di ragazzi che sanno giocare bene a pallone, quindi anche quando incontri squadre meno fortite devi comunque giocare, devi giocare, giocare bene, metterci impegno. Noi ci abbiamo messo poco impegno, siamo stati sfigati perché ha piovuto praticamente solo nella nostra partita e quindi è stata condizionata tanto anche dalla pioggia, però non mi piace l'atteggiamento del fatto di affrontare una partita sulla carta facile in questa maniera. Loro lo sanno che non hanno giocato bene, speriamo bene per la terza partita perché è importante per andare nel torneo elite, anche perché con la mentalità giusta nel torneo elite puoi fare bella figura, con la mentalità di oggi nel torneo elite vai a fare qualche figura. Così, questioni importanti si sono sollevate oggi con questa partita sulla carta facile, ma che ha fatto squillare il cosiddetto campanello d'allarme. Quindi si punta sempre all'elite, visto che comunque i tre punti sono arrivati, ma con un cambio di marcia per l'Inferno e Paradiso. Ovviamente, poi sabato prossimo ritornerà il nostro portierone, entreranno un paio di giocatori, però non interessa chi gioca, l'importante è sempre giocare con lo spirito giusto, non vogliamo fare i fenomeni, ma vogliamo giocare con impegno, quella è la cosa che ci piace. Allora, sale l'attenzione per la partita di settimana prossima, vogliamo vedere di nuovo un Inferno e Paradiso come nella prima giornata, rientrano quasi tutti i giocatori, forse non Mattia. Non so già che non ci sarò, però fa niente, i miei compagni sono forti. E quindi sarai il gancio mentale. Giusto, è vero. Allora, buone vacanze a Mattia e auguri a Inferno e Paradiso per settimana prossima. Va bene, grazie. Grazie.